Naviganti del Lobby, bentornati sul canale. Allora, oggi io vorrei cominciare finalmente a parlare di HeroQuest, il nuovo format che devo iniziare a fare per dilettare il vostro diletto è HeroQuest Café, e effettivamente è un format a cui tengo molto perché HeroQuest è il primo gioco che a 8 anni mi ha fatto iniziare questo hobby, quindi coronare con un format il 30° anniversario di HeroQuest e anche il mio hobby sostanzialmente, che ormai sono più di più di quasi 30 anni che lo faccio appunto, e mi sembra una cosa un'ottima idea. Quindi la cosa importante da fare ora è iniziare a dipingere, perché sostanzialmente ho intenzione di fare a più puntate diciamo un HeroQuest custom, quindi completamente in 3D, con la pavimentazione rifatta, le mura rifatte, tutto da My Dungeon, con il vecchio sistema. Vi ricordo che tra le altre ore escono col Kickstarter nuovo, anche se si stanno focalizzando in questo momento sugli scenari, però anche quelli serviranno, perché faremo anche delle avventure custom all'aperto. Quindi insomma, HeroQuest Café sarà veramente bello perché inviterò ospiti di tutti i tipi che non per forza dovranno avere a che fare col gioco di ruolo o con l'hobby delle miniature, e quindi li intervisteremo per sapere cosa fanno mentre giochiamo una partita di HeroQuest. Oggi vi faccio vedere come dipingere gli scheletri con gli speed paint e i contrast, dando poi delle modifiche finali per farli un po' più carini e non lasciarli semplicemente così. Non parlo però degli scheletri appunto del nuovo HeroQuest, che deve tra l'altro ancora arrivare, perché mi hanno scritto fine maggio in questo momento, tipo due o tre giorni fa, ma c'è chi vocifera addirittura fine giugno, quindi speriamo, quando arriva. E li ho presi da Underworld, perché la Games Workshop ha fatto per Underworld una squadra di scheletri che sono fuori di testa, quindi userò sicuramente quelli più quelli di Warhammer Quest, e quindi già qui iniziamo a customizzare la scatola. Questo perché di fatto le miniature del gioco base Hasbro sono sostanzialmente poco più di un giocattolo, mentre se voi guardate queste sono sculture in miniatura. Allora, subito dopo la sigla partiamo con gli scheletri per HeroQuest Café. Eccoci qua, prima cosa da fare con i nostri scheletrini è dargli una base di primer nero, ok? Quindi base di primer nero, questo per renderli un po' più succosi quando poi andremo a dipingere con contrast e speed paint. Ora vi spiego perché. La seconda mano la dovete dare sempre con la bomboletta, questo per chi non ha l'aerografo e per chi non ha voglia magari di tirare fuori l'aerografo solo per un bianco, con il bone, che è questo, ve lo faccio vedere, tanto adesso lo devo mettere. Datemi solo un secondo che becco la bottiglia giusta, perché sono pieno di, eccolo qua, pieno di bombolette. Allora, questa è la bomboletta che dovete utilizzare, vedete, è fatta apposta per i contrast, ed è il right bone. Right bone è il bianco leggermente scaldato di giallo, quindi è una sorta di crema, possiamo dire, ed è differente ovviamente dal grey, che invece, se voi andate a vederlo, a parte il grigio vero, ma il grey è questo, è il grey sear, sempre contrast, la base è leggermente più tendente al freddo, biancastra tendente al freddo, mentre qui andiamo a scaldare, questo perché ovviamente i colori saranno principalmente quelli delle ossa e il legno, e quindi sarà più caldo. E andrò anche tra le altre a dipingere molto di rosso, tipo i mantelli eccetera, che sono molto classici, perché comunque tutte le miniature andranno a richiamare gli anni 80, quindi tenterò di riprodurre il più possibile con tecniche moderne
quelle che erano le reminiscenze, diciamo, una reminiscenza oggi degli anni 80, quindi quelle che erano appunto le tecniche anni 80. E a parte il fatto che io addirittura usavo gli Umbrol, che se qualcuno di voi conosce sono degli smaltini piccolini così che li apri col cacciavitino da diventare scemi, smalti completamente lucidi, quindi era da un suicidio quella roba lì, però quello c'era e noi poverini passiamo con quello. Quando erano usciti gli Umbrol satinati sembrava una festa, e poi acqua raggia perché non si potevano, non c'erano gli acrilici, era veramente un altro mondo. Allora, torniamo al nostro right bone, quindi 30 cm da diagonale in alto a destra, io farò così perlomeno, da in alto a destra, quindi andrò dritto così, ok? 30 cm, stantuffate, non tenete mai premuto, questa è la regola base per non andare a distruggere il dettaglio, perché fate grumo, quindi ok, vi faccio anche l'onomatopeo con la bocca, più di così non so cosa volete. E adesso vado a fare la base. Date, mi raccomando, un bel po' di colore dall'alto verso il basso, perché quello che ci interessa è che siano quasi bianchi e che abbiano una sorta di pre-shading fatto dal nero che è rimasto sotto, ok? Andateci piano per non levare dettaglio e ci vediamo appena ho fatto. Ecco ragazzi, allora, se avete fatto un buon lavoro, più o meno il risultato che dovrebbe venirvi fuori è questo. Come vedete, una sorta di bianco con sfumature grigie che vi dà proprio il cosiddetto pre-shadow. Guarda, ve lo faccio vedere un pochino più lontano, ma si vede meglio. Vedete che c'è una sorta di sfumatura. Questa, con le trasparenze del contrast, già ci va ad abbellire tantissimo i modelli quando andiamo a dipingerli. Quindi adesso cosa faccio? Levo ovviamente i modelli dalla stecca, dove li abbiamo messi per dare praticamente il primer a tutti insieme, e poi iniziamo uno per uno ad utilizzare sia i colori contrast sia gli speed paint, così vi faccio vedere un paio di cose, e poi ovviamente tiriamoci fuori una palettina, qualcosa per poterli utilizzare. Non usateli sulla wet palette, perché in questo caso non ha molto senso. Ci vediamo fra poco. Qua ragazzi, allora, innanzitutto mi sono preparato una scrivania lussuosa, perché ho preso praticamente tutti quanti gli holder che avevo e ho preparato le miniature sugli holder in modo tale che sia più veloce e più facile poter lavorare. Poi userò la maggior parte del tempo un Game Master, sto prendendo appunto questo pennello che ho trovato nella scatola del Game Master del dungeon da costruire con il foam, se vi ricordate, di Army Painter, perché sostanzialmente è un effect, si avvicina a quello conservatorio un po' più grande che, se guardate, è lui. Questo era sempre dentro il Game Master, ma ce ne sono ovviamente altri che possono essere i wash, per esempio, della Games Workshop. Leggermente più piccolo, perché così ho un po' più di controllo. E poi praticamente ho preparato ovviamente i colori e un pochino di palette. Qui è già secco il colore, quindi posso aggiungere tranquillamente colore, diciamo, nuovo, in questo caso liquido, e andiamo a pescarlo da qui. Ovviamente andrò più sulle parti bianche, così non vado proprio a rompermi le scatole con il colore sotto, e poi andrò a lavare tutto, perché anche qui ormai l'ho utilizzato abbastanza, quindi poi andrò a lavarlo. Ma usate cose di questo genere, ok? Quindi diciamo supporti rigidi e idrorepellenti, plastica, ferro, nylon, eccetera, che non hanno a che fare appunto con la wet palette, che invece serve a conservare il colore umido quando è un acrilico più denso. Partiamo con lo scheletro, ovviamente. Allora, per lo scheletro ho deciso di utilizzare i due classici, il Contrast Skeleton Horde e il Pallid Bone dello Speed Paint. Questo per vedere anche un po' le differenze fra i due, così facciamo finalmente un paragone, un confronto proprio mentre dipingiamo. E niente, poi intanto cominciamo a fare questo. Faccio un timelapse, perciò semplicemente sappiate che vado a fare tutte le parti scheletriche, e poi ci fermiamo un attimo e andiamo avanti. A tra poco. Thank you.
finito la prima parte, che è quella ovviamente dell'osso. La prima cosa che salta all'occhio alla grande, utilizzandoli insieme, cioè il Speed Paint e il Contrast, quindi Army Painter e GV, è che ovviamente si vede proprio tanto, è molto più pigmentante il bone della Army Painter, che è questo sulla destra. Quindi la cosa da sapere, da capire subito, è quello che volete fare a livello di effetto. Questo perché è molto comodo avere due colori leggermente diversi, perché potete anche usarli insieme, tanto sono acrilici. La cosa importante è che se voi volete partire dal più chiaro al più scuro, meglio usare il GV all'inizio, perché vi dà questa colorazione proprio osso a cui siamo più abituati di solito. Qui siamo già con quasi un osso con il wash. Allora qui andremo a fare più luci dopo con un dry brush magari o con piccoli colpi, no? Quindi la differenza fondamentale è questa, decidere come volete iniziare a partire. Nel caso del pre-shadow, siccome come vedete qui abbiamo appunto molto nero in certi punti, come per esempio questa parte che è rimasta tanto in ombra e che quindi poi andrò anche a ritoccare un pochino, e conviene ovviamente utilizzare i colori un pochino più chiari, e magari qui adesso metterò questo più scuro per vedere che scena fa, ok? Perché ovviamente, nonostante sia nero e è un po' grigetto scuro, ma si vede che è stato messo. Quindi qui vado a mettere il marrone dello Speed Paint e guardate, il nero mi diventa immediatamente più marroncino. Questo aiuta tantissimo l'idea della sfumatura. Vado dentro la bocca, non esagero troppo ad andare di là, in modo tale che poi mi vada a fare la sfumatura corretta, e su tutte le parti un po' più scure vado a mettere lo Speed Paint. Guardate già che effetto fa. Quindi la cosa che dobbiamo fare ora è lavorare con le trasparenze seguendo semplicemente quello che fa l'ombra. Se l'ombra appunto va in questi posti, andiamo a rinforzare l'ombra con un marrone, in modo che non è un marrone, è sempre l'osso, ma vedete è talmente scuro che mi aiuta a fare questo procedimento. E questa è una cosa veramente già carina, perché già migliora tantissimo l'impressione che darà poi sul finale la vostra miniatura, vedete? Guardate, eppure stiamo ancora passando con due colori, non di più. Sopra vado a sfumare anche con il dito, vedete? E qui ho la transizione, scusatemi. Vado anche a mettere un po' di acqua, in modo tale che mescolo e sfumo, altrimenti viene fuori troppo, ed ecco che abbiamo il nostro scheletro con la sua sfumatura che dà verso il marrone. E questa è una parte già molto carina, perché una volta che riuscite a prendere il controllo, diciamo, delle sfumature, il nero vi aiuterà tantissimo a capire dove andare a fare le parti buie, e aiuterà tantissimo il colore a essere più scuro in questo caso. E quindi guardate che bella sfumatura che viene fuori, e stiamo usando due colori, non di più. Questo è grazie al pre-shadow che abbiamo fatto all'inizio. Detto questo, do un ultimo colpetto, guardate, a lui, che vedo che ha molto molto nero sulla parte scheletrosa, e quindi prendiamo il nostro Speed Paint e andiamo a metterlo qui dove ci serve. Ecco qua, semplice semplice. Poi dopo andremo a fare le luci in seguito, ma perlomeno abbiamo già un'idea di sfumatura. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo fatto, diciamo, ombre e luci delle nostre miniature, quello che facciamo è semplicemente andare avanti con i colori un po' più scuri, quindi i marroni delle aste piuttosto che dei legni, insomma, che hanno intorno, che in questo caso volevo fare con il Contrast Wildwood. Questo perché non ho ancora tutti gli Speed Paint, mi manca da prendere, diciamo, il set definitivo con dentro il marrone un po' più scuro, altrimenti avrei provato a fare un paragone anche con quello. Ma comunque ho anche un Hardened Leather che mi permette di provare a fare con lo Speed Paint le parti in cuoio, diciamo, che dovrebbero differenziarsi un pochino dal Wildwood, che è molto molto scuro e mi simula il marrone scuro, il noce anche più scuro. Quindi adesso timelapse, andiamo avanti con marroni e cuoio, e quindi legno e cuoio, e poi ci vediamo per decidere i colori. Thank you.
anche il marrone scuro, quindi i legni, e anche il leather, che è la pelle, e quindi la pelle ovviamente il cuoio intendo, e quindi praticamente adesso abbiamo tutta la squadra che ha il color osso e marrone e pelli fatte. Quello che ci serve ora è andare a cominciare a staccare con i colori, quindi prima però ci mancano i metalli. Allora andiamo a prendere, scusatemi, tutti quanti i metalli e andiamo a ridipingere tutti i metalli, perché poi andremo magari a fare ruggini, piuttosto che ovviamente loro sono non morti, quindi perfetto per la ruggine, quindi metteremo i vari effetti per la ruggine. E dopo praticamente comincerò a colorare i mantelli. Ci sarà chi l'avrà rosso, ci sarà chi avrà magari lo scudo con un Artematic blu, che è una cosa del genere del Contrast, delle Contrast della Games Workshop ovviamente, e quindi ognuno praticamente avrà un colore abbastanza staccante acceso, e anche il rosso sarà bello acceso, in modo tale che ovviamente si riesca a capire, perché adesso ovviamente vi sembrano tutti quanti omogenei, no? Anche troppo. E poi vedremo come lavorare sulle trasparenze, per esempio su un mantello così grande come quello suo, questo qua dietro che vedete, potremmo per esempio partire dal giallo per sfumare con l'arancione e stratificare fino al rosso, rosso carminio, in modo tale che facciamo proprio delle sfumature come fossero in blending, visto che è tutto molto liquido, però con i contrast. Quindi partiamo sempre dal colore più chiaro, affinché se poi ci viene un'idea nell'oscurire qualcosa, non in questo modo facciamo, diciamo, la parte corretta, il procedimento corretto, perché altrimenti se poi vogliamo tornare su un colore chiaro siamo spacciati, perché dallo scuro non si torna più al chiaro, bisogna usare i colori normali, ma lì subentra tutto un altro tipo di tecnica che in questo momento vogliamo evitare per essere più veloci a dipingere tutta la squadra. Vado avanti con i metalli, in questo caso ovviamente i metalli saranno fatti con il gunmetal, quindi metallo normale, credo che userò anche qualche scale 75, magari col decayed metal, che è perfetto. Ci vediamo subito dopo. We'll be right back.
questa base di Decayed Metal, che è un colore meraviglioso della Scale 75, che ha questa connotazione quasi bronzea ma molto scura, come se fosse un metallo molto arrugginito, adesso passiamo al metallo, quindi dry brush, pennello piccolino, basta un dry brush, insomma anche una cosa di questo genere, e mettiamo, diciamo, gun metal e plate mail metal, ok? Non andiamo a esagerare troppo, sono comunque passaggi che devono essere veloci e tranquilli, quindi altro timelapse e vediamo cosa salta fuori, quando ovviamente si è asciugato il decayed metal alla base, per cui deve venire fuori un bel dry brush. Ovviamente qui cambierò idea strada facendo, nel senso che certe parti, tipo la maggior parte delle lame, anzi tutte le lame e la mazza piuttosto che la lancia, saranno di metallo, così poi potrò arrugginirlo quanto voglio e andare verso quella direzione. Dall'altra parte invece, dove vedrete scudi o armature, ho deciso di fare tutto bronzo ossidato e quindi verranno fuori molto anticati e molto sporchi e provenienti giustamente dalla terra e da quello che l'erosione del tempo ha fatto. Quindi vado avanti con questo timelapse e vediamo cosa succede alla fine. A tra poco. Fatto il metallo e fin qua tutto ok. Poi ho iniziato a dare le luci al metallo, voi avete visto il timelapse da lì in poi, quindi ho già fatto il dry brush con il gun metal del War Paints di Army Painter, poi ho utilizzato il plate metal per dare dei colpi di luce con un pennello normale, un numero 1, in questo caso un Artis Opus, ma insomma un numero 1 medium, quindi con la punta corta. Poi ho fatto un passaggio, diciamo, su tutto il metallo di Typhus Corrosion e adesso invece andiamo avanti con a liquido, diciamo, cioè piccoli colpi, a fare il bronzo, quindi vado verso il Weapon Bronze della War Paint e poi con le luci il Greedy Gold per poi dare il Verdigris e farli diventare tutti ossidati, quindi ci vediamo fra poco. Thank you.
di fare gli effect, e quindi il verdigris, la ruggine col rust, eccetera, eccetera, andiamo avanti con i colori veri e propri, così cominciamo a delineare veramente le miniature e a differenziarle. Quindi prendiamo quello che ci piace, dai blu ai rossi, colori che vi piacciono, che per, secondo voi potevano essere i colori in passato di quando erano vivi e appartenevano al regno dei vivi e magari avevano dei super mantelloni rossi e verdi, eccetera, eccetera. Quindi ora vado a estro, metto i colori che mi piacciono, cerco di rimanere molto anni 80 perché sono per HeroQuest e quindi rimarrò piuttosto 80-90 per capirci, e quindi i colori non proprio accesissimi, vediamo se azzardo qualcosa, ma pensavo di restare più sul pastello. E poi finalmente cominciamo a mettere gli ultimi tocchi di wash in giro e finalmente gli effect che dovrebbero chiudere praticamente le miniature. Ci vediamo fra poco. Thank you.
ragazzi, allora ho dato dei colori in trasparenza, ovviamente siamo partiti dagli indumenti e ho cercato poi di trovare, come vedete, dei colori freddi che contrastassero col calore del resto della miniatura per poter in trasparenza lavorare con il metallo molto chiaro che avevo messo sulla base all'inizio, e l'ho fatto su tre di loro in modo tale che sembrino tutti parte della stessa unità e quando li vedi tutti insieme, no? E questo qui in realtà la base è dorata, non è argentata, ma il colore più o meno li porta a essere tutti simili. Poi ho lavorato sulle trasparenze di questo mantello, che praticamente partendo dal giallo ho lasciato il giallo sulle punte, ho aumentato l'intensità del colore, la saturazione del colore con l'arancione, e infine ho chiuso con il blood red, lo sto ancora lasciando asciugare ovviamente, ma fa un po' l'effetto fiamma, un po' l'effetto sfumatura da fuoco, no? E poi niente, ho passato in cose molto semplici come questa, adesso qui passo il grigio e viene fuori per esempio il Gravelord Grey, che è un colore nuovo della Speed Paint, scusate la telecamera, vi faccio vedere ora in un attimo cosa vi tira fuori, e ovviamente lo facciamo con un pennello fatto un po' più apposta, e quindi leviamo via un attimo l'uno M corto e prendiamo un serbatoio leggermente più granicello, ci prendiamo la nostra paletta di metallo, ci mettiamo una goccia di questo, anche due, e vediamo come funziona il Gravelord Grey, che deve simulare sostanzialmente la pietra, ok? Quindi andiamo a metterlo sopra Gravelord, cioè è fatto apposta praticamente per simulare la pietra dei cimiteri. Quindi ecco qua, allora vado a metterlo per bene dappertutto, a questo punto ho colori scuri, fate attenzione perché stiamo cominciando ad andare sulla chiusura della miniatura e dobbiamo cercare di sporcare il meno possibile dove non vogliamo, quindi giratevi molto la miniatura in modo tale che sia più facile con la punta del pennello andare dove volete e quindi non dove volete sporcare, e dove volete, scusatemi, dove non volete sporcare, e quindi poi alla fine l'ho lasciata asciugare ed ecco qua. Adesso qui è tutto terra, quindi poi io le basette le farò sicuramente tutte marrone scuro e poi ci lavorerò sul finale nei dettagli, e diciamo che siamo già a buon punto, e abbiamo fatto non credo più di un'ora e mezza di lavoro in realtà per poter arrivare ad avere un'unità di Warhammer Underworld, che potete giocare ovviamente a Warhammer Underworld, però andare verso HeroQuest e quindi avere già i nostri scheletri che ci servono per HeroQuest. Diciamo che ora si tratta di cominciare a mettere un po' di effetti, quindi per esempio il Verdigris, che è questo, fa parte della triade dei colori magici della Dirty Down, questo è il Verdigris che praticamente è l'ossido, andiamo a metterlo sul bronzo, quindi prendiamo sempre un pennello capiente, ricordatevi, cosa che ancora vedo che non stanno facendo tutti online, ma voi fatelo, che è un colore a base acqua che però ha una parte chimica forte, una forte componente chimica, perché deve diventare sostanzialmente ossido. Quindi nel momento in cui secca cambia, perché deve avere una forte componente vinilica e non è più diluibile facilmente con l'acqua. Quindi cercate di lasciare il tappo sopra chiuso, perché il tappo e il bordo si seccano e diventa un disastro poi andare a levarlo. In più lavate il pennello ogni volta che finite una stesura, ci vuole un po' di pazienza con questo colore, però vi assicuro che salva il pennello. Ultima cosa, per questo tipo di colori non usate pennelli di martora, perché non si sa mai, andate a rovinarvi il pelo, e invece qui bisogna che ovviamente salviate il vostro pennello, quindi andate a prendervi un pennello da wash normalissimo sintetico e vi fate il vostro Verdigris passando sopra dove volete, su tutte le parti che sono in bronzo. Ed eccoci qua, il Verdigris fa il suo lavoro e diventa ossidato, vedete? E poi potete andare anche a rimetterlo nelle zone dove ne volete di più e lui andrà a fare il doppio del suo lavoro. A questo punto continuo a lavare il pennello, miniatura per miniatura,
mi passo il verdigris sulle parti in bronzo e già è una prima parte di invecchiamento, una prima invecchiatura, ma in realtà si direbbe sì invecchiamento, e vedete che completamente ricoperto, perché tanto poi ci pensa lui a ritirarsi in certi punti e restare in altre zone. Questo è veramente un colore magico, utilizzatelo se l'avete, perché veramente è spaziale e vi fa proprio questo effetto ossido. Lo metto dappertutto, anche in trasparenza, e lo lascio andare. Poi quando ho finito di lavorare vedo com'è, ma come potete vedere già sullo scudo comincia a fare il suo mestiere ed è veramente interessante l'effetto che fa, no? Quindi poi andremo a fare magari delle luci finali, ma bene o male questo, visto che è un colore talmente completo nella sua chimica che non ha bisogno sostanzialmente di dry brush alla fine. Allora qui abbiamo tutta questa parte qui che è in bronzo, l'ho fatto apposta perché la volevo invecchiata dopo, moltissimo l'elmo, e quindi qui veramente ne lasciamo giù il più possibile di verdigris e ossidiamo moltissimo l'elmo, in modo tale che ovviamente quando si guarda una miniatura, come quando si guarda una persona, la prima cosa è il volto, e quindi visto che c'è l'elmo cerchiamo di far vedere molto l'effetto, no? Ci sono dei punti, le miniature si guardano meno chiaramente e quindi magari serve meno metterlo. Io sono un po' maniaco, metto un po' dappertutto perché sono uno che quando guarda le miniature le gira, e quindi mi aspetto che lo facciano anche gli altri con le mie, quindi tento di dipingere insomma tutta la miniatura per bene. Allora qui verdigris a nastro, qui verdigris a nastro e via. Andiamo avanti così e vediamo che salta fuori. Sempre lavare il pennello, tenete chiuso il più velocemente possibile il vostro colore, lavate il pennello e avanti. Vedete che fa fatica ad andare via dal pennello e quasi quasi si incrosta, vedete? Quello va rimosso, quindi o sapone o white spirit, qualcosa che vi permetta di levare via il verdigris. Tra l'altro il verdigris è più essiccante ancora della ruggine, quindi fate veramente attenzione perché è un attimo. E se guardate intorno al mio l'imboccatura, diciamo, del mio colore è già un po' secca, quindi non fate l'errore di lasciarla aperto, perché sono 12 euro di colore quando vi arriva qui, perché fra spedizione tutto è quello il prezzo alla fine, ed è un colore eccezionale che peccato sia per il costo sia perché è un bellissimo colore da avere, da tenere e da conservare bene. Allora qui e qui, fantastico, direi che più o meno col verdigris abbiamo fatto. C'è ancora questo pezzo un po', si secca sempre un po', quindi a questo punto, anche se è un sintetico, siccome ci tengo, apriamo un bel sapone e facciamo una mini pausa lavando il pennello col sapone. Vediamo se col sapone viene via. Questa è la componente vinilica, vedete, che va a seccare tantissimo il colore. E bisogna starci attenti perché altrimenti vi distrugge i pennelli. Figuratevi se lo fate con un martora. Qui sono 18 euro che se ne vanno in un nanosecondo. Allora, vediamo un pochino se accade qualcosa. Vediamo un po'. Siamo al limite, siamo al limite della distruzione del pennello. Bisogna stare veramente attenti con questi colori. Allora, prendiamo il verdigris per fare quest'ultimo e poi lo chiudiamo e lo mandiamo in pensione per un po'. Molto poco, perché lo userò spessissimo. Allora, ecco qui, ossido. Tutto sullo scheletro, cioè, scusate, sullo scudo dello scheletro. Ecco qua, interno e esterno. E anche qui. Ok. Direi che ci siamo. A questo punto ho finito con il verdigris. Sta facendo il suo mestiere. Vedete anche qua che è veramente già venuto bellissimo. Secca e diventa più chiaro nei recessi, e quindi simula proprio l'essiccazione, no, del bronzo, l'ossidazione, e quindi andiamo avanti nella direzione che stiamo seguendo. A questo punto direi che il verdigris se n'è già andato, prendiamo il rust
e diamo la ruggine, l'effetto ruggine, un po' a tutte le armature, a tutti i metalli. Queste parti ve le faccio vedere in diretta perché sono più veloci e anche più divertenti per il discorso del colore, che fa un cambio chimico pazzesco che merita vedere ogni volta, e quindi ve le faccio vedere. Per esempio qui questa armatura, questa diciamo spada, la possiamo arrugginire praticamente tutta, ok, e la possiamo lasciare andare. Laviamo il pennello. E andiamo avanti. Ogni volta che finite un passaggio di colore, lavate il pennello. È la cosa migliore da fare. Guardate, sopra il corrosion è veramente fantastico, perché va a sommarsi e il marrone praticamente aumenta questo effetto ruggine, no? E qui diciamo che ce l'abbiamo finito più o meno. Qui c'è la ruggine sul gambali e anche sul, e poi basta. Quindi qui andiamo così. Se vi riesce, lasciate un po' di bordi metallici, altrimenti poi con un dry brush date l'ultimo passaggio, in modo tale che la ruggine sembri più nei recessi, no? E quindi avanti in questa direzione. Anche qui la falce. Ho tentato in tutti i modi di lottare contro me stesso per non fare nera questa miniatura, che simula un po' la morte con la falce e tutto, ma alla fine la classicità ha vinto e alla fine l'ho fatta in quel modo lì. Ho provato in tutti i modi, volevo farla verde a un certo punto durante il timelapse, ma non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. L'ho guardato e ho detto no, dai, devo farla nera per forza. Eccolo qua, anche qui è andato, poi vedremo il risultato, ve lo mostro ovviamente. Vedo già che sta iniziando in certi a fare effetto e è veramente spaziale. Basta semplicemente ricoprirlo sostanzialmente. Io vado veloce così non faccio tutto. Vedete? E funziona. Funziona perché fa proprio questo effetto ruggine solamente dove lo mettiamo. Via, lavare. Oh, questo qui. Allora, questa è una di quelle miniature che quando le dipingete, in mezzo alle altre vi piacciono meno, se ve ne è mai capitato, no? C'è quella che è fighissima, non vedete l'ora di dipingerla, e questa per esempio a cui ho fatto il giallo, che è un po' così così, no? Vediamo se con questo effetto si va a salvare un pochino, perché secondo me questa lavorata bene è anche bella alla fine, e secondo me la ruggine qui sarà divertente perché andrà a fare uno scherzetto di, diciamo, colore sul resto della miniatura, no? Queste due, per esempio, ultime che sto facendo, che adesso prendo in mano, per me sono fantastiche. Questa è veramente spaziale, ha una posa che è meravigliosa. E mi sembra che con i metalli abbiamo finito qui, perché resta il bronzo. No, c'è questo. Arrugginiamolo. Fatto. Di nuovo laviamo. Ci siamo quasi, ragazzi, abbiamo finito. Diciamo che siamo molto vicini già alla fine. Basta fare le basette, darci un po' di colpetti di luce e più o meno abbiamo finito. E quindi vi faccio vedere, insomma, alla fine andate a vedervi l'orario, calcolate che il time lapse è 5 per, però più o meno è quello il tempo che abbiamo impiegato per farle. Io direi che vengono veramente bene per essere così come sono e per averle fatte con questa velocità. Non sono certamente da gara di pittura, però guardate, hanno veramente il loro risultatone. Secondo me veramente tra questi trucchetti qua della ruggine, della pittura fatta veloce con il contrast piuttosto che il vari altri speed paint eccetera, e veramente ci si possono ottenere dei risultati molto belli in poco, che sono utilissimi, diciamo, perché veramente vi porta via tempo dipingere magari dell'unità e voi giustamente volete giocarci velocemente. Allora, vedete qua la ruggine ha già fatto il suo effetto e quindi praticamente abbiamo già una spada molto bene arrugginita,
secondo me con una wash marrone in qualche punto saremo già a posto. Qui anche, vedete come vi ripeto, sono miniature veramente easy, semplici, però fanno il loro effetto. Io sicuramente farò dei colpi di luce alle ossa di quelle che ho fatto con lo speed paint, come questa, che è molto scura, quindi si vede poco la differenza dal cuoio, ma andrò a dare dei colpetti di luce in modo tale che si vedano meglio. Questa è venuta veramente bene per la transizione, anche se qui è molto scura, però mi piace, lasciato il marrone scuro e guardate che bel effetto che fa questa ombra, no? E quindi mi piace, la lascio così. Questa anche ha avuto una bella transizione di chiaro scuro e ci sta alla grande. Poi c'è questo mantello, insomma, fatto in questo modo qui, che contrasta bene con lo scudo di bronzo ossidato e la ruggine che va un pochino a collegare i due metalli al vestiario. E poi vedremo, insomma, comunque diciamo che più o meno ci siamo. Quindi adesso lasciamo asciugare e cominciamo a pensare agli ultimi particolari, partendo ovviamente dai colpi di luce delle ossa, diciamo, degli scheletri, ok? Ci vediamo più tardi. Ok ragazzi, allora andiamo avanti a questo punto con il Wildwood Contrast, che ci serve sicuramente per fare la base, appunto, alle basette. Questo perché il Wildwood è molto scuro e mi dà questa base che poi possiamo tranquillamente lavorare con dry brush andando a schiarire, oppure per esempio possiamo lavorarla con pigmenti, cosa che faremo, o cose del genere. Quindi intanto prendiamo un bel pennellone, in questo caso veramente un wash, e andiamo a mettere il Wildwood dappertutto. Questo ci permetterà già di avere un'ottima base, che anche se non avete tempo oggi per finirla, effettivamente vi dà un minimo di contrasto, un minimo di, perché vedete, siccome ormai è rimasta bianca, è chiaro che è più semplice dargli questa dare queste luci che comunque vengono in automatico. È chiaro, in questo caso sarebbe veramente un po' cheap come modo di dipingere, nel senso che cioè proprio il minimo sindacale, però insomma comunque avete una base per giocare e questo fa. Quindi la cosa principale è avviarci verso la conclusione delle miniature, tentando appunto di essere il più possibile vicini a qualcosa che possa sembrare carino, ok? In realtà dopo useremo pigmenti, useremo vari tipi di effetti che permetteranno alla basetta di diventare bella, nonostante magari non abbiamo fatto noi chissà che cosa, no? E questo fa parte sempre del solito bagaglio dipingo veloce, e che è un po' il concetto dei contrast e degli speed paint, no? E faccio in modo che domani mattina, che ho il torneo, ho tutto dipinto senza dovermi sbattere troppo. La cosa bella di questa colorazione è che dopo avete tutto il tempo per riprendere in mano le miniature e magari con dei colpi di luce e dei pigmenti, appunto, migliorare quello che non siete riusciti a fare subito perché avevate un giorno di tempo. Però veramente una cosa del genere si fa e si finisce in, diciamo, un pomeriggio, ecco, se proprio volete andare piano. Però guardate, io veramente ve lo sto facendo nel tutorial, calcolate appunto un 5 per di velocità sul timelapse e sapete più o meno quanto ci ho messo. Se io non ho fatto il calcolo esatto, magari per le prossime volte faremo anche questo calcolo per vedere un attimino, seguendo il tutorial, quanto ci mettete a, perché a volte può essere veramente utile avere dei tutorial speed così per poter appunto partecipare a un torneo la mattina dopo. Dice, madonna, aspetta, vado a vedere sul blog di Francesco se riesco a fare qualcosa. Ok, allora vado avanti, vedete così. Adesso ovviamente qua io passo col marrone anche le ossa che sono rimaste qui, ma non è un problema perché dopo quelle lì le ripasso con i colpi di luce fatti con, a questo punto, un bone, e siamo a posto anche lì. Quindi in questo caso il marrone mi diventa l'ombra delle ossa. Cercate di non andare proprio con il marrone scuro sopra i piedi, in modo tale che si stacchino un pochino. Questo qui, guardate, con l'ombra nera mi piace un sacco, è venuto veramente bene. Questa è veramente, poi la posa è veramente bella, plastica,
Bellissimo, questo sarà uno di quelli che utilizzeremo di più in Hero Quest. Allora, qui, ok. E qui. Vedete, con un pennello così poi si fa anche abbastanza presto e avete già fatto una base per i vostri scheletri. L'ultimo, avete visto, mentre chiacchieriamo ne abbiamo fatti 7, quindi insomma direi abbastanza easy. Ok ragazzi, vi ricordo che fra una settimana sono a Torino, quindi se qualcuno di voi è di Torino, se qualcuno di voi soprattutto legge Black Library in italiano, ci vediamo alla Fiera del Libro, dove possiamo mettersi a chiacchierare e finalmente ci conosciamo di persona, che è sempre bello, molto più che conoscersi via internet. E così insomma ci facciamo una chiacchierata. Allora, siamo arrivati al punto in cui conviene fare qualche luce. Io dico che a questo punto, con un pennello di questo genere, prendendo un plate che è sempre, in questo caso, della Warpaints, quindi è un plate, ma è un metallo, no? Quello che ci interessa è fare un minimo di dry brush, ed è proprio leggerissimo, quindi pennello dry brush radiale, come sempre, il, anche perché il pennello è radiale, prendete il colore in questo modo qui e andate sulle punte, vedete, sfiorate appena appena, non esagerate, dove avete messo l'effetto della rust, appunto, diciamo la ruggine, non mi veniva il nome, perché praticamente vedete, tocchignando qua e là, fate attenzione a non sporcare veramente troppo, fate in modo di riportare a vivo solo gli spigoli. In questo modo fate un effetto pazzesco, perché sembra proprio ruggine veramente realistica, perché ovviamente le parti spigolose continuano a toccare in giro ed è facile che non abbiano appunto la ruggine persistente, perché giustamente toccando in giro si scheggiano e quindi torna il metallo sotto la ruggine, eccolo qua. Quindi si presume che picchino forte e quindi che si veda così. Quindi vedete tenaglie come queste, cioè la falce, sfioro leggermente e vado a riprendere solamente spigoli, vedete? Metto il dito sotto così è più facile premere, voilà. Anche qui un pochino, un po' leggero leggero, sotto non metto perché c'è la base, ho messo appena adesso il wildwood, quindi è meglio non farlo. Vedete che è proprio zac, solo il taglietto e la parte in mezzo, però aiuta tantissimo a farlo sembrare più realistico, proprio cambia completamente, guardate, mettendo in luce le parti, cioè è molto più veramente simile alla realtà. Ok, qui ci siamo. Anche qui spada fantastica, andiamo a scheggiarla. Ok, e anche qui bellissima la spada, andiamo a prendere il taglio centrale, i due tagli laterali, la punta, ed ecco qua, come vedete ci siamo. Bene ragazzi, direi che anche questa è fatta. Pamf. Ok, adesso quello che dobbiamo fare è aspettare un pochino che la basetta si asciughi, poi faremo i bordi neri e nel frattempo abbiamo praticamente già fatto quasi tutto. Direi che potremmo pensare a qualche colpetto di luce fatto con il bone, diciamo, un po' chiaro. E quindi praticamente andiamo a prenderci un colore che può essere il Skeleton Bone, per esempio, della Army Painter. Mescolate sempre bene se usate gli Army Painter, perché sono colori che hanno veramente bisogno di tanto 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 shaking rispetto a scale piuttosto che GV, e chiaramente avete il vantaggio del la differenza appunto del tappino, che non si secca il colore, che non si può buttare via perché non si secca i bordi, non fa le gocce quando lo mettete giù. Army Painter ha fatto veramente una bella gamma che, se voi mischiate come si deve, vi riporta veramente agli anni 90.
E questo è gli anni 90, intendo Games Workshop, quindi qui hanno veramente il cosiddetto Goblin Green, che era quello con cui si facevano le basette, ve l'avevo già detta sta cosa, e è veramente una bella gamma, basta semplicemente mescolare, perché sono colori che hanno bisogno di mescolare, ma il bello è che lo scrivono anche sul retro, lo scrivono qua, shake well, e spiegano come mettono le palline dentro. Adesso ultimamente addirittura nella nuova gamma stanno mettendo doppia pallina di metallo, che comunque è un investimento, però cioè, questo per farvi capire che non è che loro ci tengono a tirarvi la soda, come si dice, no? È solo che i loro colori vanno mescolati tanto e non è facile mescolare tanto perché si spacca il braccio senza lo shaker. Quindi se non avete uno shaker elettrico, la cosa migliore è diciamo mescolare con delle palline di metallo. Allora, vi prendo un Artis Opus, direi a questo punto 1.0, con cui andiamo a fare le nostre luci. Ecco qui, Wildwood lo possiamo mettere da parte, un po' di acqua, andiamo a prendere sulla wet palette, l'ho messa qui a sinistra, voi non la vedete ma c'è, e andiamo a vedere di fare un po' di colpetti. Poco, fate giusto qualche colpettino, giusto per, e levate se è troppo. Qui ragazzi, la cosa migliore è seguire quello che ha fatto il nostro il primer all'inizio, cioè dove abbiamo messo più bianco andate a mettere il bone, qui tra le altre io non l'ho proprio messo, quindi lo vado a mettere. Ecco qua. Ma proprio leggeri, cioè non esagerate, anche perché altrimenti diventa di nuovo non uno speed paint, ma proprio avete dipinto delle miniature in velocità. Qui vogliamo veramente fare in modo che la cosa diventi facile e veloce per tutti. Comunque questo non vuol dire che, per esempio, per fare speed paint, cioè scusatemi, che i colori, diciamo, speed paint piuttosto che i famosi contrast servano solo a fare cose veloci, in realtà hanno moltissime veramente applicazioni e sono veramente dei bei colori, perché permettono di avere un po' tutto, dalla pigmentazione al wash, quindi se usati bene spaccano veramente. Guardate qui, per esempio, è chiaro che ho il crack della faccia, guardate che bello, basta seguire questo e viene fuori fantastico. Quindi appena appena un po' di colpi, vedete, e non c'è nessuna difficoltà, perché toccate appena appena. Ecco qua, le dita, vedete, proprio le nocche, tutte le sporgenze le sto riprendendo, ma poco, veramente non ci state tanto, cioè proprio piccoli colpi sugli spigoli, in modo tale che si veda che c'è un minimo di tridimensionalità. Ecco qua sotto, per esempio, e aumentate, vedete, la tridimensionalità veramente. Ecco qua, qua per esempio ginocchia. Ok ragazzi, io direi che questo ve lo posso far vedere in timelapse, tanto avete capito cosa dobbiamo fare. Andiamo avanti di timelapse, così diventa un po' più veloce il processo.
Ok ragazzi, direi che ci siamo. Guardate, adesso avete un po' di miniature da osservare, poi faremo le foto, tutto il resto. Comunque, in poche parole, questo è il risultato di poche ore di lavoro, neanche un paio alla fine. E quello che ci interessava era avere un risultato veloce, rapido, per le miniature abbastanza carine da vedere. Tra le altre qui, guardate, abbiamo persino transizioni di ombra, di luce, quindi cioè più che ragionevoli, e sono state fatte in pochissimo. Ovviamente adesso io, prima del recap, metto le mani un attimo alla basetta. Sappiate che farò un leggero dry brush con un solo colore e poi metterò qualche pigmento per impolverare i piedi, un po' come faccio sempre, no? Aggiungo un ciuffettino d'erba qua e là, se trovo un osso da rifare lo rifaccio e via così, ma ormai tocco solo le basette. Forse metterò un po' di wash su quell'azzurro lì, in modo tale che non sembri proprio così azzurro ma un po' più sporco, quindi magari metterò un Agrax o qualcosa del genere per sporcarlo molto, no? O anche un, diciamo, sul blu la cosa migliore sarebbe sempre il null oil, e quindi in questo caso lo sporcherò un po' per quello. Per il resto non tocco più niente, e quello che mi interessava era farvi vedere cosa si può fare in poco tempo, però comunque egregio, con contrast e speed paint, sfruttando un pochino quello che è la base zenitale da nero a bianco, in questo caso Rightbone dello spray, usando gli spray e non usando l'aerografo. Quindi prima del recap queste piccole modifiche, ci vediamo con un recap e ci guardiamo la showreel di queste 7 miniature pronte per giocare a HeroQuest nel caso nostro, e a Underworld comunque nel caso di chiunque ha comprato la squadra ai suoi tempi. A tra poco. Allora, abbiamo finito, tra poco vi faccio vedere la showreel, avete visto le ultime immagini in cui mettevo le ultime cose, ma sarà una sorpresa finale per la showreel. Comunque niente di eclatante, niente di devastante, ho fatto il conto senza il timelapse che vedete nel video, siamo a 2 ore e mezza, 2 ore e 40, quindi in meno di 3 ore avete fatto 7 miniature che il giorno dopo potete utilizzare a un torneo, oppure nel mio caso le potete utilizzare su HeroQuest, perché sono scheletri eccezionali, sicuramente migliori di quelli della scatola della nuova edizione di HeroQuest. Ragazzi, vi lascio la showreel e vi rimando alla prossima puntata, dove ne vedremo ancora delle belle. Ciao!